Ok, secondo voi chi è il personaggio dell'antica Roma più celebre e noto nel mondo? Giulio Cesare? Augusto? Massimo Decimo Meridio? Non proprio. Il primato probabilmente spetterebbe a lui, Ponzio Pilato. Pensateci, ogni domenica milioni di fedeli ne pronunziano il nome. Si sente! Gesù è qui presente! E senza nemmeno volerlo ha cambiato le sorti di tutta l'umanità, più di tutti gli imperatori romani. Ironico, considerato che si trattava di un funzionario come tanti altri, e chissà come sarebbero andate le cose se avesse salvato davvero Gesù. Così come non possiamo sapere se quel giorno Ponzio Pilato ebbe un forte attacco di emicrania e nemmeno se aveva un adorato cane di nome Banga, come ci racconta Bulgakov in quel visionario delirio che è il maestro e Margherita. Dici chi era Ponzio Pilato? Non vuoi dire chi era Ponzio Pilato? Vero, falso o presunto che sia, verosimile che sia, per parlare dei personaggi del Vangelo e della loro storicità, bisognerebbe accontentarsi di trovare alcuni riscontri nelle fonti storiche. O non trovarli proprio, il che non significa automaticamente che qualcosa sia falso o inventato. Però attenzione, so cosa potreste pensare. Ah, ecco, lo sapevo! Barabba non è esistito per davvero, quindi sono tutte fandonie. Calma, la fede, per chi ce l'ha, non dovrebbe necessitare di una validazione storica. Chi si professa credente non lo fa e non dovrebbe farlo perché è convinto che le cose siano esattamente andate in quel modo. Lo fa perché ad un certo punto nella storia dell'umanità si sono diffusi in maniera dirompente, popolare, comunitaria e rivoluzionaria certi insegnamenti, una visione della vita e dell'uomo inediti nella loro formulazione, fondati su valori non proprio convenzionali o scontati per l'epoca, e nemmeno per i nostri tempi. Comunque, la tradizione biblica insegna anche a comprendere quelle che furono le esigenze comunicative degli evangelisti, e quindi chi si professa buon cristiano nel 2023-2024 non ha bisogno di trovare conferme di ciò che ha letto a catechismo. E che ci piaccia o meno, questa strana vicenda di 2000 anni fa ci ha lasciato un'eredità religiosa e culturale senz'altro più determinante di qualsiasi puntigliosità storica. Lo scopo di questo video quindi non è stabilire che è tutto falso oppure tutto vero, e certo non abbiamo pretese di criticare o sminuire la sensibilità religiosa di nessuno. Ma a cosa possiamo dire allora di Ponzio Pilato? Di questa figura che nei Vangeli appare sospesa tra la colpa, l'ignavia e la misericordia. È proprio tramite questo funzionario romano che il mistero di Gesù incontra la storia, per farsi esso stesso storia. Va bene, ma allora a questo punto cosa ci dice la storia con la S maiuscola su Pilato? Com'è verosimile pensare che siano andate le cose 2000 anni fa? Partiamo da qualche premessa. Esegesi biblica e filologia non sono proprio il mio campo e dopotutto non sono nemmeno materie che si prestano ai canoni di YouTube. Quindi non aspettatevi un'analisi dettagliata e profonda sulle fonti in nostro possesso. Abbiamo appunto alcune fonti storiche e, seconda premessa, mi limiterò a dirvi se una cosa trova riscontro in esse senza per forza stabilire che sia falsa o autentica. Al massimo possiamo parlare di attendibilità e verosimiglianza. Come poi sappiamo, anche le fonti storiche, specie se antiche, possono essere manipolate, falsificate dopo secoli di copiature e redazioni diverse. Ed è un'incognita che non posso svelarvi io. Questa è la terza premessa. Quarta premessa, pur avendo qualche conferma storica sul fatto che Pilato non fosse certo un bel tipino, un conto è la sua proiezione letteraria nei Vangeli e un altro conto è invece la sua dimensione storica. Un po' come accadrà secoli dopo nella letteratura e novellistica medievale, queste figure storiche vengono infuse di una forte carica simbolica e allegorica, a prescindere dai loro rapporti con la storia. Pensiamo ad esempio al Carlo Magno ariostesco o ai personaggi danteschi. Se nei Vangeli Ponzio Pilato compare per quello che storicamente è stato, tutti i suoi dialoghi con Gesù e tutta la sua condotta durante il processo invece sfuggono da ogni pretesa di autenticità. E tra l'altro, gli stessi Vangeli presentano diversi scenari. Ponzio, quindi, si sveste dei panni dell'autoritario prefetto romano per diventare il simbolo di chi pavidamente si sottrae ad un giudizio e di chi, pur riconoscendo la verità, trova più conveniente sottrarsi ad essa. Ma siccome le premesse cominciano a essere tante e tanto chi vuol capire capirà, direi che possiamo iniziare. Altrimenti, già che ci siamo, potremmo compilare un apocrifissimo Vangelo secondo Simone in dialetto pratese. Quindi, Ponzio Pilato, chi era costui? Innanzitutto non ci sono più dubbi sul fatto che tra anni 20 e 30 del primo secolo d.C. un tale romano di nome Ponzio Pilato abbia ricoperto il ruolo di governatore della Giudea. O forse sarebbe meglio dire prefetto o procuratore, ma questo dettaglio lo vediamo dopo. A dircelo non sono solo i Vangeli. Di Ponzio ne parla l'immancabile Giuseppe Flavio e persino Sua Eccellenza Tacito, seppur un accenno appena. Il primo a menzionare Pilato fu però Filone di Alessandria, filosofo ebreo, inviato nel 40 d.C. come ambasciatore a Roma per chiedere a Caligola se gentilmente potesse fare qualcosa per fermare le persecuzioni contro la comunità ebraica di Alessandria d'Egitto.
Filone, vissuto tra il 25 a.C. e il 45 d.C., è quindi contemporaneo di Pilato. Nel 41 d.C. Caligola poi viene assassinato, e a Filone non resta che scrivere il resoconto della sua ambascerie, il Delegazione ad Gaium, cioè Gaio Cesare, che appunto sarebbe Caligola. Dopo aver interpretato la morte dell'imperatore come la giusta punizione per l'oppressione della sua gente, Filone si lancia in un'accalorata denuncia contro la persecuzione degli ebrei, una colpa che, a detta sua, non resterà impunita, come già dimostrava la prematura morte di Caligola. E non poteva certo risparmiarsi una breve invettiva nei confronti di quello che fino a pochi anni prima aveva governato male la Giudea in nome dell'impero romano, il nostro appunto Ponzio Pilato. Lo definisce un tiranno avido e corrotto, non molto sensibile alla giustizia, un incapace orgoglioso e prepotente che disprezzava gli usi e la popolazione locale, non teneva in alcun conto la legge giudaica e non esitava a provocare l'irritazione degli ebrei, come quando più volte tentò di apporre effigi imperiali in contrasto con la legge mosaica che proibiva statue e rappresentazioni. Quello del suo disprezzo verso la sensibilità ebraica e la giustizia è molto significativo, perché mal si concilierebbe con il celebre episodio evangelico in cui non solo si mostra preoccupato per l'innocenza di Gesù, ma lascia poi che a emettere il giudizio siano proprio i tanto odiati sacerdoti ebraici. Il celebre atto di lavarsi le mani richiamerebbe in realtà un gesto molto comune nella ritualità ebraica. Abluzioni di questo tipo venivano infatti compiute dai sacerdoti, ad esempio dopo i sacrifici, per liberarsi dalla colpa. Quello di Pilato sarebbe stato quindi un gesto comprensibile a qualsiasi ebreo, dimostrare la propria innocenza e svincolarsi da qualsiasi responsabilità. Ma appunto questa decisione sarebbe in contrasto con il ritratto che ne fa Filone, che tra l'altro non menziona assolutamente Gesù o il suo processo. Ricorrere al simbolismo ebraico sarebbe stata certo una raffinata mossa comunicativa o forse un'ennesima provocazione, ma il Ponzio Pilato storico probabilmente non avrebbe mai rinunciato al suo potere autoritario, né tantomeno ricorrendo ad una gestualità ebraica e cedendo alle richieste della folla urlante. Sarebbe anche inverosimile da parte sua aspettarsi il rispetto della tradizione pasquale che prevedeva la liberazione di un prigioniero, e infatti l'esistenza di questa pratica non trova riscontri fuori dai Vangeli. Così come non esistono altre fonti che attestino l'esistenza di un Barabba o, come viene definito in certe versioni, Yeshua Bar Abbas, cioè figlio del padre, tipica denominazione con cui il popolo ebraico identificava il Messia, cioè il futuro re di Israele, il cui avvento era stato profetizzato dalle scritture. Un altro Gesù, a sua volta Messia in quanto zelota, cioè capo del popolo ribelle e ostile alla dominazione romana. Quasi un anticristo, diciamo così. Una figura che si potrebbe ipotizzare creata ad hoc dagli evangelisti per mostrare la colpa dei giudei, che hanno deciso di salvare il Gesù sbagliato, quindi. Scegliendo Barabba, gli ebrei dimostrano tutta la loro miopia nel preferire un messia nazionalistico e la promessa di una liberazione dal giogo romano per riportare il regno di Israele all'antica gloria perduta. Resti quindi ad accogliere l'annuncio del Cristo, cioè l'altro messia, sulla liberazione dell'umanità dal peccato e sul riscatto escatologico di essa nel regno dei cieli, considerato sovversivo e blasfemo. Questa confusione sul ruolo messianico di Cristo tra i primi fedeli era molto nota agli evangelisti. La comparsa di un sedicente messia tra gli ebrei, in fin dei conti, non era un evento poi così raro a partire dal primo secolo a.C., perché era quello il periodo profetizzato dalle scritture. La narrazione sulla passione di Gesù sembrerebbe quindi abilmente orchestrata proprio per amplificare la colpa degli ebrei e per evidenziare tutta la modernità del messaggio cristiano rispetto all'ebraismo, ancora vincolato alle preferenze messianiche dell'Antico Testamento e del Regno di Israele, e paradossalmente incapace di riconoscere il vero Messia. E questa strategia passava quindi attraverso il deresponsabilizzare proprio il potere romano, cioè nient'altro che Ponzio Pilato. Nell'ottica cristiana ed evangelica, la scelta di condannare Gesù avrebbe avuto senso se fosse ricaduta proprio sulle spalle degli ebrei. Però, per quello che ne sappiamo noi del Ponzio Pilato storico, è inverosimile pensare che si sia tenuto in disparte sulla questione, qualunque cosa fosse scritta sul dossier Gesù di Nazareth. Se un Gesù è stato effettivamente condannato, lo è stato per ordine di Pilato, forse anche a seguito di un processo piuttosto sbrigativo. E certo Pilato non avrebbe mai liberato un ribelle antiromano come Barabba per venire incontro alle richieste della folla. Oppure, chissà, magari quel giorno aveva davvero una forte emicrania e ha trascurato deliberatamente i suoi affari. Ponzio, ti capiamo.
Mi succede lo stesso a stare tutti i giorni davanti al computer. Tant'è che certe volte alcuni processi diventano automatici. Ad esempio, se devo creare un account per utilizzare un programma di videomaking, oppure molto semplicemente per accedere al mio online banking. Per velocizzare questi processi creo password a caso, come Lucone Ponzio Pilatone 33, memorizzo l'accesso sul browser e via. Il problema però è che molto spesso mi capita di dimenticare queste password e quindi, vai, oltre al fatto che salvare i dati di accesso sul browser mi espone ad attacchi hacker. Però da oggi ho la soluzione ai miei problemi e si chiama NordPass. NordPass non è nient'altro che un password manager, cioè un tool che vi permette di raccogliere tutte le vostre informazioni, ma anche i vostri dati e le carte di credito, in un unico cassetto digitale, su ognuno dei vostri dispositivi. In questo modo li potrete inserire tramite riempimento automatico, proprio come se li aveste salvati sul browser di ricerca, e quindi fare shopping online e navigare rapidamente in tutta tranquillità. Ma la magia è che con NordPass tutto sarà crittografato e dunque al sicuro, e soltanto voi potrete vedere il contenuto del vostro cassetto digitale. Neanche il team di NordPass può farlo. E nel caso in cui ci sia un data breach, NordPass non se ne laverà le mani, anzi, vi aiuterà a capire quando è avvenuta la fuga e quali sono i dati che sono stati compromessi, così da correre subito ai ripari e magari cambiare password. Grazie a Password Health, comunque, potrete verificare l'eventuale debolezza delle vostre password e quali sono quelle più a rischio, magari perché, come me, le avete utilizzate per 10 account diversi. E se foste in dubbio su quale password scegliere, NordPass ne creerà una per voi complessa, crittografata e sicura. Per sfruttare tutti i servizi di NordPass vi basterà cliccare su questo link in descrizione e con il mio codice sconto accederete in esclusiva alla migliore offerta di NordPass. Ma adesso torniamo alla storia biblica. Tra anni 70 e 90 del primo secolo, lo storico ebreo, ma naturalizzato romano, Giuseppe Flavio, scrisse le sue due opere principali, La guerra giudaica e Le antichità giudaiche. In entrambe ci racconta di Pilato e del suo difficile rapporto con la popolazione locale, per utilizzare un eufemismo. Ci viene ad esempio raccontato che appena arrivato a Roma, Ponzio, fin da subito, appose effigi imperiali ai busti dell'imperatore un po' ovunque. Non un buon inizio. Ci furono proteste e soltanto dopo aver constatato che gli ebrei avrebbero preferito morire piuttosto che accettare la presenza di quei simboli, Ponzio Pilato fu costretto a rimuoverli. Ma più tardi non esitò a reprimere le proteste di piazza nel sangue. Accadde ad esempio quando Pilato decise la costruzione di un acquedotto per risolvere la siccità cronica di Gerusalemme. E bravo Ponzio, opere pubbliche per il popolo. Ma saltò fuori che il progetto era stato finanziato col denaro sottratto dal tesoro del tempio. Altra protesta, ma questa volta Pilato si dimostrò più studiato, tra virgolette. Aveva infatti ordinato a diversi soldati di camuffarsi in borghese, tra la folla, ovviamente armati. Quando i giudei iniziarono ad intonare qualche insulto di troppo, Pilato diede ordine ai soldati di attaccare. Non si capisce bene se con semplici bastoni o con spade, e lo stesso Giuseppe Flavio ci fornisce due versioni differenti nelle sue due opere. Fatto sta che i soldati esagerarono e ci furono molti morti e feriti. Gesù poi non fu l'unico messia con cui Pilato ebbe a che fare. Infatti attorno al 36 d.C. un nutrito gruppo di samaritani si era radunato attorno ad un ebreo, di cui non sappiamo il nome, che si era autoproclamato messia e li aveva convinti a seguirlo sul monte Gerizim. Temendo però una rivolta, visto che proclamarsi messia aveva pur sempre delle implicazioni nazionaliste, Pilato giocò di anticipo. Mentre i samaritani si avvicinavano al monte, forse con la promessa di una manifestazione di Mosè in persona, ci trovarono appostati i soldati e la cavalleria di Pilato. E ci fu una strage. Pilato diede ordine di arrestare gli esponenti più in vista tra i samaritani e li fece giustiziare, ma non restò impunito per questo. I samaritani infatti esposero la questione a Vitellio, governatore della Siria, spiegando che non erano intenzionati a ribellarsi a Roma, ma che in realtà stavano fuggendo proprio dalle persecuzioni dello stesso Pilato. Vitellio quindi lo destituì e lo spedì a Roma per riferire all'imperatore Tiberio. Per il nostro Pilato si metteva male, ma forse si era fatto degli amichetti lassù, perché Tiberio intanto era morto. E da quel che sappiamo, Pilato scomparve dalla storia. Ma, come si suol dire, entrò nella leggenda. Alcune fonti cristiane tardive del III-IV secolo, come Eusebio di Cesarea, sostengono che il successore di Tiberio, Caligola, lo esiliò nelle Gallie e qui si sarebbe tolto la vita. Anche diversi racconti folcloristici, curiosamente, lo riconducono sempre da quelle parti, in Svizzera. Sempre Eusebio di Cesarea, nella sua storia ecclesiastica, riferisce anche di alcune lettere che Pilato avrebbe inviato a Tiberio raccontandogli della risurrezione di Cristo. Come già sostenuto da Tertulliano nel suo Apologetico, Tiberio avrebbe quindi addirittura chiesto al Senato di approvare la natura divina di questo Gesù risorto dai morti, ma per un vizio di forma il Senato respinse la proposta. Notizia però ritenuta invenzione di Tertulliano e che ovviamente non trova conferme negli storici latini. Anche perché non sarebbe stata proprio una gran mossa politica assumere a divinità un uomo che avevi appena condannato a morte per sospetto
sospetto di sedizione antiromana. Altri autori cristiani comunque preferiscono optare per un ricordo di Pilato più benevolo. I tentativi di risparmiare Gesù e salvarlo dall'odio dei giudei, come raccontato nei Vangeli, finirono per essere letti come un principio di conversione da parte di Pilato, tanto che per la Chiesa ortodossa etiope è ritenuto un santo e per i copti un martire. Una figura protocristiana, quindi, come se Pilato, più di altri, avesse intravisto o compreso la vera natura di Gesù. Ma anche qui, meglio tornare alla storia. Anche Tacito, negli Annales, raccontando le persecuzioni dei cristiani ad opera di Nerone, menziona Cristo e la sua morte avvenuta sotto Pilato, ma non aggiunge altro. Insomma, non ci sono dubbi sul fatto che Ponzio Pilato sia esistito, come storicamente non ci sarebbero dubbi sul ruolo attivo svolto da Pilato nell'ipotetica condanna di Gesù. Filone non fa menzione del processo e nemmeno di Gesù, mentre sia Tacito che Giuseppe Flavio, al netto di alcuni dubbi di natura filologica, riferiscono come la condanna sia stata emessa da Pilato stesso. E non poteva essere altrimenti. Era dovere di Pilato far rispettare l'ordine pubblico e salvaguardare l'autorità imperiale. Come abbiamo visto nel caso dei Samaritani, Pilato aveva il gladio facile quando si trattava di messia e movimenti popolari. E anche Gesù, in quanto messia, non poteva che essere considerato una potenziale minaccia per l'autorità romana, prima che per il Sinedrio. E Pilato non poteva certo correre il rischio di ignorare un potenziale ed ennesimo focolaio di insurrezione. Ma sull'esistenza di Pilato abbiamo anche una prova archeologica. Negli anni 60, infatti, fu rinvenuta una lastra negli scavi del sito di Cesarea, l'antica capitale della provincia romana di Giudea. Sulla lastra un'iscrizione che recita: Tiberium Pontius Pilatus, prefectus Iudee, fecit dedicavit. Una prova in più sull'esistenza di Pilato, ma soprattutto sulla sua carica effettiva, prefetto. Ma in fin dei conti, se ci pensiamo bene, qual era esattamente il ruolo di prefetto di Ponzio Pilato? Tra i Vangeli e le fonti storiche la sua carica viene sempre indicata in modo diverso. Della sua biografia non si sa nulla, negli anni e nemmeno le cariche precedenti al suo mandato in Giudea. Gli evangelisti poi lo chiamano genericamente Hegemon, governatore, mentre Giuseppe Flavio opta per Epitropos, amministratore o procuratore, come procuratorem è il termine utilizzato da Tacito. La lastra, che se autentica riporterebbe una dedica da parte dello stesso Pilato, riporta invece il termine prefectus. Dunque prefetto della Giudea sarebbe la carica ufficiale con cui operava Pilato. Appartenente quindi all'ordine equestre, con incarichi sia militari che civili, come sostituto di un magistrato. E infatti negli episodi riportati da Giuseppe Flavio vediamo Pilato al comando di soldati, ma anche il potere giudiziario rientrava quindi nelle sue prerogative. Quindi gli evangelisti non hanno tutti i torti a definirlo governatore nella sua accezione più ampia, cioè colui che di fatto controlla e decide, non un semplice procuratore. Ma allora perché Giuseppe Flavio, poi ripreso da Tacito, lo definisce così? Questa incongruenza si spiegherebbe col fatto che Giuseppe Flavio scrive diversi decenni dopo la riforma amministrativa attuata dall'imperatore Claudio negli anni 50, che appunto estendeva il diritto di giurisdizione anche ai procuratori. Quindi un procuratore era colui che amministrava la giustizia. Tecnicamente un errore che poi sarà ripreso anche da Tacito. Sappiamo anche verosimilmente che la candidatura di Ponzio Pilato a nuovo prefetto della Giudea potrebbe essere stata sostenuta e presentata a Tiberio da Seiano, il suo oscuro consigliere e confidente. La nomina di Ponzio Pilato risalirebbe infatti attorno al 26 d.C., proprio nel periodo in cui Tiberio si era allontanato da Roma per ritirarsi a Capri, circostanza che lasciava enormi poteri proprio nelle mani di Seiano. L'inflessibilità di Pilato doveva essere ritenuta più che adatta per governare una regione di confine e molto delicata strategicamente. Si può comunque ritenere che Pilato fosse una creatura di Seiano, forse anche un suo conoscente stretto, un'amicizia che gli avrebbe garantito una discreta protezione, nonostante gli incidenti avvenuti durante il suo mandato. Seiano però cadde in disgrazia e morì nel 31, quando Tiberio si rese conto che forse il suo fidato consigliere mirava a soffiargli il trono. Non è un caso allora che alla prima marachella, dopo la caduta del suo protettore, cioè l'eccidio dei Samaritani, anche Pilato sia andato incontro alla propria rovina. Però qui attenzione, seppur violenta la reazione di Pilato di fronte all'adunanza dei Samaritani attorno al loro messia, rientrava a pieno nelle sue mansioni, ma evidentemente qualcuno a Roma prese la palla al balzo per liquidarlo. Tutto quello che possiamo dire di sapere su Pilato però non risponde al più grande interrogativo. Davvero Gesù, la cui personalità ha finito per influenzare le sorti dell'Occidente degli ultimi 2000 anni, ha incrociato i propri passi, se non il proprio sguardo, con questo meschino funzionario romano? Davvero un giorno hanno presentato a Pilato il caso di questo Gesù di Nazareth, ennesimo sedicente messia? Insomma, Gesù è davvero esistito? Rimando la questione a un altro video che, signore e signori, uscirà tra pochissimo, tempo
una settimana o due, intanto eccovi la copertina. Si sa che esistono delle fonti storiche che lo menzionano, ma non è così semplice, e al di là della sua esistenza resterebbe da capire molto sulla sua reale identità storica. Tanto per citarvi due fonti indipendenti utilizzate in questo video, come Giuseppe Flavio e Tacito, c'è chi solleva dei dubbi sull'autenticità dei passi in cui si fa riferimento al Cristo e a Gesù. Per non anticiparvi troppo, mi limito a dirvi che le poche righe in cui Giuseppe Flavio, che lo ricordiamo essere ebreo e romano, parla di Gesù, sono sembrate ad alcuni un po' troppo cristiane. Una questione delicata, alla quale mi piacerebbe che arrivassimo per gradi, prendendo prima in esame altri dettagli simili storici presenti nei Vangeli, per poi concludere in bellezza. Intanto accontentiamoci di Pilato, l'ordinary man per eccellenza, per dirla alla Ozzy Osbourne, che si trova coinvolto in una storia decisamente più grande di lui. Se l'avesse saputo, altro che emicrania, per aspera ad astra.